Buonasera alla gente di Fano, buonasera alla gente di Calciomercato d'Originale. Abbiamo attraversato una giornata meravigliosa a Fano, coccolati come ormai sta capitando da diversi. 5 giorni di dirette televisive e in un settore molto seguito come quello dello sport, Sky Sport a Fano e in un contesto scenografico meraviglioso come quello della chiesa di San Francesco. È un'iniziativa che ha così valorizzato la città nei suoi contesti, soprattutto quello dal punto di vista monumentale e turistico ovviamente. Sindaco, un consuntivo di questa bella esperienza? Beh, direi, se devo dare un voto, darei la lode, perché è stata una grande opportunità, una grande settimana di forte visibilità per tutta la città e la regione. E si è avuta la possibilità di far scoprire Fano sotto tanti aspetti, con delle location di forte emozione, a cominciare da dove si è sviluppata la diretta, che è stata una cornice straordinaria, e qui possiamo dire che il merito è della città, che ha la fortuna di avere spazi come questi che altre città non hanno. Ma è una trasmissione la più seguita del calcio, dello sport nel periodo estivo, milioni di spettatori attraverso sia la diretta ma anche attraverso i canali social, che sono molto seguiti, tanti momenti dedicati a Fano per scoprire le sue peculiarità, i suoi aspetti storici, culturali, folcloristici, enogastronomici, insomma, legati al mare. È veramente una cornice che non è uno spot, ma è stato un momento costante di presenza di Fano e delle Marche. Quindi veramente una grande occasione, grande valore e grande opportunità di valorizzazione della nostra città. C'è anche un collegamento con la Regione Marche, che ha sponsorizzato questa iniziativa. Sì, la Regione ha collaborato con noi, tant'è che la valorizzazione non è stata solo della città di Fano ma delle Marche, perché è un'occasione non soltanto della città ma di un territorio plurale come appunto sono la nostra Regione, che ha tanto da far scoprire. Quindi, e lo abbiamo visto anche con le tante persone, ospiti che sono venute per la trasmissione, per comunque ad essa legate, che sono rimasti tutti piacevolmente sorpresi. Questo progetto di Sky Sport ci ha anche uniti, e ci ha fatto crescere culturalmente, ci ha fatto capire quanto sia importante, attraverso uno strumento come quello di Sky, far vedere le bellezze della nostra città, percependo l'impatto delle tante persone che seguono questa trasmissione. Veramente una grande promozione, un progetto che vogliamo ripetere anche gli altri anni, facendo emergere le bellezze della nostra città, le bellezze della vallata del Metauro e del Cesano e ovviamente le bellezze delle Marche. L'interno del Palazzo Malatestiano. Ringraziare la Regione Marche per il sostegno. Guarda, non credevo alla fortuna. Prima di Fano. Questa è una regione che meriterebbe molta attenzione. Una città bellissima, storica, a circa 500 metri dal mare. Abbiamo giocato un po' con il sindaco. È stato molto bello e spero che si possa ripetere anche l'anno prossimo. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì alle 23. Ciao.